pur essendoci oggi più gas di un anno fa a questa stessa ora, perché paradossalmente in questo momento gli esportatori fanno fluire più gas, c'è un insensato aumento di un fattore 5-6 dei costi rispetto a un anno fa. Il prezzo del gas in Italia è aumentato in maniera davvero brusca. L'opportunità di abbandonare gradualmente questa dipendenza economicamente, ma a questo punto anche politicamente tossica, con il paese che ci vende la quota maggiore, chiedendo peraltro il pagamento in rubli, ma che è anche impegnato in una guerra davanti alle nostre porte, è ormai sulle scrivanie di tutti i governi. Il dibattito sui giacimenti di metano italiani è arrivato in Parlamento, ma possono tornarci utili? Se estraessimo più gas, pagheremmo di meno? E togliamoci dalla testa che ci possa essere un beneficio sul costo del gas, perché il costo del gas è stabilito a livello internazionale e solo i grandi player possono influire sul prezzo del gas aumentandone la produzione. Le residue riserve italiane sono piuttosto modeste e non avrebbero alcuna possibilità di andare a influenzare il prezzo. Partendo da questo punto, scopriamo anche che la produzione di gas in Italia nel 2021 è stata pari a 3,5 miliardi di metri cubi di gas, sono i dati del Ministero della Transizione Ecologica. Dai giacimenti a terra abbiamo estratto metano per 1,6 miliardi, mentre dal mare abbiamo tirato via 1,9 miliardi di metri cubi. Potremmo estrarne di più, certo. Ma c'è una convenienza a riattivare le trivelle ferme in Adriatico? Ma assolutamente no. Cioè le residue riserve di gas italiane possono ammontare, in un eccesso di ottimismo, a 100 miliardi di metri cubi. Ne consumiamo 70, quindi tireremo fuori un anno di consumi nazionali. Quello che ci dicono i dati è che se anche utilizzassimo tutti i pozzi italiani e li prosciugassimo, avremmo poco più della metà del gas che consumiamo in un solo anno e poi più nulla. E non è neanche detto che le stime siano esatte. Le riserve certe ammontano a 45 miliardi di metri cubi, quelli che possiamo estrarre, quindi 7 mesi di consumi nazionali. Poi ci sono le riserve probabili e possibili, che hanno una probabilità bassa o bassissima di poter essere recuperate. Se mettiamo insieme tutti questi numeri, anche ammettendo che possano essere tutte quante estratte, quindi anche quelle possibili, che hanno una probabilità solo del 10% di essere veramente estraibili, metteremo assieme al massimo 2 anni di consumo. La crisi energetica ha imposto comunque una reazione, così il Ministero della Transizione Ecologica ha reso pubblico un piano, decreto dicembre 2021, dove l'ipotesi più realistica sembra essere quella di aumentare l'estrazione di metano nei giacimenti già attivi. Per l'area marina si parla di una percentuale dell'11,5% delle zone aperte, e cioè quella dove è concessa la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Le coste dell'Adriatico, fra le Marche e l'Abruzzo, sono tra queste, e a 12 km dalla costa c'è lui, Fratello Cluster. Una piattaforma che raccorda pozzi funzionanti e pozzi produttivi ma non eroganti dentro le 12 miglia e soprattutto confinante con un parco marino. Col nuovo PITESAI, cioè il piano delle aree, questo limite sarebbe confermato. La norma dice che fin quando possono estrarre, e sono state autorizzate prima della norma, possono continuare, però non possono avere per esempio proroghe. Se sono in aree non idonee. Ora, recentemente, in una certa schizofrenia, diciamo così, a poche settimane dopo l'approvazione del piano, col decreto bollette, il governo ha fatto una piccola marcia indietro, dicendo che le concessioni a cavallo delle 12 miglia, insomma, si può prevedere di fare anche nuove attività, di fatto smentendo in parte il piano appena approvato. E questo, insomma, la dice lunga su questa schizofrenia che non vuole ammettere una cosa, che noi dalle fossili ci dobbiamo allontanare. Quindi il gas in Italia c'è, ma è poco. Il costo delle nostre bollette non dipende da quanto gas estraiamo in Italia, e nel 2050 ci attende la neutralità climatica. Dunque, a chi conviene cercare ancora giacimenti di gas? E conviene a chi ha i giacimenti in concessione, che rischiava di avere questi asset messi in bilancio non più usabili, non più utilizzabili.
Peraltro c'è una vera e propria beffa per quanto riguarda le bollette, perché per le leggi italiane chi estrae il gas sostanzialmente diviene proprietario. Una volta che paga le royalties, che sono bassissime in Italia, peraltro c'è pure l'esenzione, quindi fino a un certo punto noi regaliamo il gas del patrimonio nazionale, lo regaliamo al petroliere, alla società di turno. Questa società poi ce lo rivende al prezzo di mercato. Attualmente, con le norme in vigore, qualsiasi metro cubo in più estratto nell'Adriatico verrebbe venduto a prezzo pieno internazionale, con nessun vantaggio per gli italiani. Abbiamo fatto le stesse domande a chi rappresenta le aziende di estrazione per capire, per avere conferme o per essere contraddetti. Non ci hanno risposto. Allora ci concentriamo su un parco marino che negli anni i cittadini di Pineto hanno voluto, proprio di fronte alle piattaforme e alla notizia di un incremento di estrazioni o di nuove ricerche, rispondono così. Non le nego che abbiamo provato grande preoccupazione. Il nostro è un territorio che vive di turismo sostenibile. Siamo ai piedi di una torre stupenda, straordinaria, e siamo a ridosso di un parco marino. E non posso immaginare che la soluzione sia nell'immediatezza a mare, facendo ulteriori pozzi. Il comune non è nuovo a duelli con le compagnie offshore ed è stato proprio questo comune ad aver imposto in tribunale il pagamento dell'IMU, facendo da apripista per tutti i comuni della costa con piattaforme entro le 12 miglia, e la notizia del nuovo piano li rimette in difesa. Non è facilissimo fare il sindaco, voi ce l'avete proprio piazzate qua. Sì, noi, sì, le abbiamo qui e ovviamente fare il sindaco non è mai facile. Non è mai facile. Il comune di Pineto la causa per il pagamento dell'IMU per la piattaforma l'ha vinta. A fronte di un mancato pagamento per 30 milioni di euro si è accordata per incassarne 8, aprendo però la strada a tutti gli altri comuni della costa con piattaforme nel proprio mare. A distanza di 17 anni circa, nel 2016 la Cassazione si è pronunciata definitivamente sancendo il principio che le piattaforme fossero tassabili. Poco dopo il governo, con un apposito provvedimento, ha modificato le regole per l'esenzione delle piattaforme dal pagamento dell'IMU, escludendo di fatto la gran parte delle piattaforme per il gas dal pagamento. Sembrava tutto risolto, ma dopo le dichiarazioni sul Pitesai, il comune è tornato in difesa. Anche lì noi siamo preoccupati, perché se da una parte lo spirito di questo piano è darsi delle regole, e dall'altra parte, insieme diciamo ad esperti che ci stanno sostenendo adesso nell'approfondimento, temiamo che questo piano invece possa in qualche modo non garantire l'ambiente. Ambiente che a tutti gli effetti proprio recentemente entra a far parte della nostra Costituzione. La neutralità climatica ormai è la priorità. Le decisioni sul futuro dell'umanità si prendono qui e ora.